Trucchi e suggerimenti per smettere di dimenticarsi le cose da fare, per andare a segnarle meglio, per gestirle all'interno di un'applicazione di to-do list e poi per ricevere dei promemoria al fine di completarle prima che superino la data di scadenza. E questo è l'argomento di questo nuovo episodio di Vita da Nerd, la serie in cui prendiamo un problema, in questo caso appunto la gestione dei task, delle attività da svolgere, e andiamo a risolverlo utilizzando dei metodi più o meno nerd, di conseguenza più o meno automatizzati. In particolare, ve l'ho già detto, vedremo la risoluzione di questi tre problemi, dunque salvarsi le cose da fare, gestirle e completarle prima della data di scadenza tramite dei promemoria. Andando, lo vedrete, a gestire qualche automazione, ad utilizzare un assistente virtuale, insomma, utilizzeremo diversi supporti, anche perché no, alcuni molto semplici da utilizzare, per andare ad ottenere il nostro risultato. Come sempre, le soluzioni sono ordinate dalla più semplice alla più complessa e di conseguenza anche quella che vi fornisce il risultato migliore. Ovviamente ci dovrete lavorare un bel po' di tempo per mettere in pratica, per applicare la soluzione più nerd. A questo punto direi che possiamo cominciare perché il tempo è sempre scarseggiante, soprattutto in questi video che sono molto ricchi di contenuto. E allora partiamo dalla fase di scriversi le cose da fare, andare a segnarsele effettivamente all'interno di una applicazione di to-do list. Come andiamo a farlo? Ci sono un milione di metodi per farlo. Vi indicherò ovviamente il più semplice, quello intermedio, quello più complesso. Se ne conoscete di altri e perché no, di migliori, andate a segnalarmeli nei commenti. Questo è il mio smartphone, lo vedete? E qui io ho TickTick, che è l'applicazione che utilizzo per le cose da fare. In passato c'erano diversi metodi per andare a segnarsi le cose da fare, il più banale dei quali è chiaramente aprire l'applicazione, cliccare il tasto più e scrivere, ma non è abbastanza nerd, ovviamente, per noi automatizzatori, se così ci possiamo definire. Il secondo metodo era un metodo molto bello, ma che però ora non funziona più, almeno a quanto ho visto, tramite IFTTT, che era parte integrante di questo metodo, non si può più andare a connettere sostanzialmente l'assistente Google alla nostra applicazione di cose da fare. In passato questa cosa era possibile, ora sfortunatamente il tutto è stato bloccato, non so per quale motivo, e quindi non si può più andare ad automatizzare questo genere di cose. Se vado a scrivere assistant come trigger, vedete che non ho più la possibilità di dirgli quando tu ricevi questa specifica informazione, non si può più dire. Ho anche fatto un test qualche minuto fa prima di iniziare a girare questo video ed effettivamente il tutto non è più funzionante. Questa è una cosa molto triste nel mio caso, che però ci apre ovviamente la possibilità ad un'altra soluzione che non mi ero neanche segnato nella scaletta, perché io come sempre i test li faccio un minuto prima di registrare. E allora la soluzione, un workaround per evitare di dover segnarsele manualmente queste cose e utilizzare sempre lo smartphone, è utilizzare i messaggi salvati di Telegram. Se non usate Telegram, pentitevi prima di tutto e poi scaricatelo. E tramite i messaggi salvati potete scrivervi dei testi e inviarvi dei messaggi vocali. Questa è una cosa che io faccio spesso, soprattutto per segnarmi le idee per i video. Mi mando dei messaggi vocali. Di solito mi vengono mentre cammino totalmente a caso in giro per la città, mi vengono in mente delle idee completamente a caso e vado a segnarmele tramite un vocale all'interno del mio Telegram. Poi me le prendo e me le elaboro all'interno del database che utilizzo per gestire i contenuti e questo canale. La stessa cosa può funzionare per i task, perché no? Quindi, anche se qui è un pochino macchinoso, potete utilizzare tutta la parte dei messaggi salvati che Telegram vi fornisce in maniera molto generosa, ecco. In alternativa, se utilizzate il computer, potete utilizzare uno strumento che si chiama AutoHotKey. Probabilmente, se seguite il canale da un pochino, lo conoscete già, sapete già come funziona, dato che è uno strumento su cui che si è già visto, insomma, molti video dedicati proprio su questo canale, una serie di tutorial. Eccolo qui, non me l'ero aperto prima. È proprio questo AutoHotKey e ci permette di andare ad automatizzare in diverse maniere il sistema operativo Windows. Cosa potremmo fare in questo caso? Potremmo andare ad automatizzare sostanzialmente una GUI, quindi una finestra con un input. Noi andiamo a scrivere il task e lui ce lo manda all'interno di Todoist, di Microsoft To Do e di tutte le app che vedremo tra qualche minuto nella sezione legata alla gestione. Fatemi anche segnalare, ovviamente, che se andate su youtube.com, che con ogni probabilità sarà anche la piattaforma da cui sta, che state utilizzando per fruire di questo stesso contenuto, trovate
il mio video proprio su questo genere di cose. Vediamo se lo trovo al volo. Connettere il PC con un server e ci aggiungiamo anche Matteo Trizza per non farci mancare nulla. E vediamo se lo troviamo. Eccolo qui, AutoHotkey più Integromat. È esattamente questo il video, ve lo cercate in maniera molto semplice e andate a seguire questo genere di percorso per andare a creare questa automazione. Per cui tramite un input box, quindi una finestra in cui potete scrivere qualcosa, andate ad inviare un task all'interno delle vostre app per gestire le cose da fare. Che ora approfondiamo, gestire l'elenco di task. Questo è il secondo capitolo, la seconda sezione di questo episodio di Vita da Nerd, dato che abbiamo una serie di strumenti abbastanza interessanti per andare a gestire le nostre attività. Qui usciamo dalla tradizione, non ve li dico più in ordine di nerdità, ma ve li dico in ordine di semplicità, dato che partiamo dal primo, che ovviamente avete già visto in quanto mio preferito, TickTick. Eccolo qui, TickTick.com è il sito, vi registrate e in maniera molto semplice andate a creare un account per gestire i vostri task. È compatibile con tutti i dispositivi del mondo, anche con gli orologi, perché no? Ed è, funziona veramente molto bene, c'è poco da dire. Ve lo faccio vedere al volo, io qui dall'orologio, vediamo se riesco a farvelo vedere. Posso andare molto banalmente nell'app di TickTick, che non ho installato, che figuraccia, e da qui posso aggiungere un'attività in maniera molto molto veloce. Non l'ho installata perché ho dovuto ripristinare l'orologio, ma in passato ce l'avevo, ve lo posso assicurare, ed è molto comodo anche qui cliccare un tastino sull'orologio, magari anche, perché no, aggiungersi qualche scorciatoia proprio all'interno dell'orologio stesso per inserirsi, per salvarsi dei contenuti, in questo caso dei task da andare a completare. Tramite TickTick il tutto è fattibile direttamente dall'app proprio per smartwatch, oltre che, appunto, lo vedete, PC, iPhone, Android, iPad, Apple Watch e Galaxy Watch / Pixel Watch, insomma l'elenco è veramente lungo, e vedete che è anche consigliata da molti istituti di una certa importanza, soprattutto negli Stati Uniti. Dopodiché andiamo avanti e l'alternativa è Microsoft To Do, praticamente una cosa molto simile a TickTick ma di proprietà di Microsoft, che ha una particolarità, e cioè l'avere semplicemente un piano free, senza cose da pagare sostanzialmente, senza piani a pagamento. Potete andare ad aggiungere attività, aggiungere promemoria e a fare molte cose che la terza alternativa, ovvero Todoist, vi fa fare soltanto se pagate. Questo è un po' il contro di Todoist, però come pro ha quello di avere molte API, quindi è molto automatizzabile e permette di fare abbastanza cose. Diciamo le stesse cose che permettono di fare altri strumenti, in particolare Todo e TickTick, ma con più API, quindi se siete fissati con le automazioni come me potreste scegliere Todoist, anche se TickTick sta lavorando molto bene in questo senso e ha pressappoco equiparato l'integrazione che Todoist ci mette a disposizione. Dopodiché queste sono le tre alternative e andate semplicemente a gestirvele con i gruppi, le cartelle per andare a catalogare i task e tutto quanto. Peraltro mi è anche venuta in mente un'altra cosa: nel caso in cui vogliate segnarvi le attività più velocemente da mobile e non volete usare Telegram, questo era da dire nella sezione precedente ma mi è venuto in mente solo adesso, potete utilizzare MacroDroid, ci ho già fatto un video peraltro che trovate sul canale, cercatelo, e andare in qualche maniera anche qui a crearvi una input box un po' in stile AutoHotkey per poi inviare il tutto nella vostra app di To-Do List. Mi è appena venuto in mente, ecco, se volete sfruttate pure questo spunto che mi è veramente balzato in mente qualche istante fa. A questo punto abbiamo capito che queste sono le app che noi possiamo utilizzare per gestire i task. Vi faccio veramente vedere, perché so che c'è qualcuno che poi dice tu fai vedere le cose però il titolo è fuorviante perché in realtà non li usi veramente. No, ve le faccio vedere. Queste sono esattamente le mie liste presenti su TickTick: lavoro, scuola, lista dei desideri e vestiario, perché quando devo comprarmi i vestiti non mi ricordo mai cosa mi devo comprare e quindi me li segno su TickTick. Quindi effettivamente
Vedete anche oggi 5 attività da fare, effettivamente lo uso quotidianamente come mia applicazione per le to-do list. E anche qui ci siamo, abbiamo capito come andare a gestire i nostri task. Quindi riepilogando, come andiamo a salvarli? Andiamo a salvarli aprendo l'app e scrivendo in maniera molto semplice qui con il tasto più e la mia tastiera. Poi possiamo andare a utilizzare Macro Droid se vogliamo salvarci dei task da mobile, AutoHotKey se vogliamo farlo da PC, con tutti i tutorial del caso, chiaramente, che trovate già sul mio canale. E poi per gestire, io vi consiglio TickTick, ma se volete, se preferite, o se magari perché no, utilizzate già, che ne so io, la suite di Microsoft, utilizzate Microsoft To Do oppure Todoist se invece siete abbastanza fissati con le automazioni e volete un sistema di API che funzioni bene. Fatto tutto ciò, siamo arrivati al punto in cui abbiamo le nostre attività inserite e pronte all'interno del nostro To Do List Manager, della nostra app di To Do List sostanzialmente, del nostro Task Manager. Volevo dire, come facciamo a non dimenticarci di svolgere queste attività? Lo facciamo ovviamente con i promemoria che possiamo andare a ricevere anche qui in maniere molto diverse. Ci mancherebbe altro. La prima opzione che possiamo scegliere, ora la sto aprendo, è andare all'interno della nostra app che utilizziamo abitualmente per le nostre to-do list. Vi chiedo scusa, ok, e andare a creare un'attività. Ok, molto bene. E dopodiché ci andiamo ad impostare una promemoria, cliccando in questo caso su data e ricorrenza, qui sopra, ok? E dopodiché cliccando su promemoria. A questo punto potremo andare ad impostarci un promemoria per quel giorno, per un giorno prima, impostando chiaramente anche l'ora, se non una data, nel caso in cui ci interessi ottenere una data molto particolare. E perché no, anche un promemoria costante se abbiamo il piano premium. Nel caso in cui chiaramente ci dimentichiamo di fare un'attività nonostante ci venga ripetutamente inviato il promemoria. Quindi, prima scelta, andare a utilizzare l'applicazione integrata, la funzionalità integrata all'interno delle vostre app di To Do List. Seconda possibilità, andare a utilizzare un assistente virtuale. Quindi andare a dire all'assistente Google, imposta un promemoria per una specifica data, una specifica ora. Ve lo faccio vedere, facciamo così. Ok, Google. Imposta un promemoria per guardare un video tra 30 minuti. Ok, te lo ricorderò oggi alle 16:26. Ok, l'avete sentito, guardare un video oggi alle 16:26, cioè esattamente tra 30 minuti. E ci ha effettivamente creato il promemoria. Ovviamente anche un sacco di altri assistenti virtuali lo fanno, lo fa anche quella lì presente nella mia stanza che non posso nominare, lo fa anche Siri con gli HomePod, quindi ovviamente qualunque assistente abbiate, lo fa anche Bixby, tra l'altro, dallo smartwatch, nel mio caso un Galaxy Watch. Qualunque assistente abbiate, potrete nel 100% dei casi andare a crearvi una promemoria. Un'altra soluzione è andare ad utilizzare i cosiddetti messaggi salvati di Telegram. Lo dovreste sapere, ve l'ho già detto diverse volte all'interno di questo video, che Telegram ha tutta la parte dei messaggi salvati, che può chiaramente essere utilizzata anche per questo genere di cose. Ora ve lo faccio vedere. Andiamo di nuovo qui all'interno del cellulare per farvi vedere come io, scrivendo una qualunque cosa, ricordati di comprare la carne. Posso tenere premuto sul tasto invio e impostare un promemoria. A questo punto ipotizziamo di mettere lunedì, dai, lunedì alle 17. Ok. Ed ecco che all'interno della mia sezione promemoria avrò ricordati di comprare la carne programmato per il 22 gennaio alle ore 17. Questo è quanto anche per quanto riguarda i messaggi salvati di Telegram. Poi, soluzione successiva, ovviamente utilizzare una automazione. E qui invece ci spostiamo, cambiamo dispositivo, ci spostiamo sul computer perché vi mostro all'interno delle mie automazioni in Make. Vi mostro una attività che utilizzavo in passato, ora non uso più, si chiama Compiti per domani su Telegram e va molto banalmente a prendere, in questo caso da Todoist, una lista di task non completati, in questo caso dal mio progetto, cioè dalla mia lista di task legati alla scuola, me li va a aggregare in una maniera particolare.
Non so bene perché onestamente abbia fatto questa cosa. All'epoca non ero ancora molto bravo ad automatizzare gli scenari. Ah, ok, ho capito, forse. L'ho fatto in maniera tale da poter inserire questo filtro, quindi se la data di scadenza è domani e se ovviamente ci sono delle attività, allora cosa mi fai? Me le aggreghi in un unico array, quindi sostanzialmente fai in modo che da questo punto in poi esca un solo output e non escano magari 5 output per le 5 attività diverse che devo fare per il giorno successivo. Mi mandi il messaggio introduttivo, mi vai a rieseguire la lista, la list uncompleted tasks, e poi sempre qui, se rispetti gli stessi filtri praticamente, mi vai ad inviare il singolo compito. Ed ecco che in questo caso io utilizzando il comando list uncompleted tasks, quindi mostra i task, o meglio, ottieni i task non completati, ovviamente in questo caso filtrandoli per progetto, ci mancherebbe altro, vado ovviamente a ottenere le cose che nel mio caso devo fare per il giorno successivo. Tramite questo semplice filtro, ve lo mostro così, posso andare ovviamente a decidere praticamente quale deve essere il giorno per il quale ottenere i task da completare. In questo caso io ho utilizzato il comando format date per formattare la data now in questa specifica maniera e poi all'interno della data ho inserito un aggiungi giorno per fare in modo che da oggi si passi a domani praticamente. Quindi in questo caso la data di scadenza presente nell'attività in Todoist deve essere pari a domani sostanzialmente. Tutta questa sfilza di robe qua vuol dire domani. Per semplificare, spero insomma che si sia effettivamente capito. Dunque, ecco qui che tramite un'automazione posso fare questo genere di cose. Per carità, si può sostituire Telegram con una mail, con una notifica sul vostro smartphone se avete l'applicazione di Make installata. Si può sostituire con un reminder su Slack se magari abbiamo, se magari per lavoro utilizziamo una suite appunto legata a Slack per le comunicazioni. Tutto è possibile tramite Make, ovviamente, questo ormai dovreste saperlo meglio di me. Ovviamente poi questo genere di notifiche nascono per essere ricevute sullo smartphone, non sul PC. Se volete ricevere una notifica sul PC, la situazione diventa molto più complicata. Io in primis non so come fare questo genere di cose, non saprei veramente da dove partire per farmi arrivare una notifica sul computer che mi dica guarda che oggi devi fare queste quattro cose, se non perché no attivando le notifiche direttamente dall'applicazione di To-Do List, in questo caso installata fisicamente sul PC, cioè io mi riferisco a queste notifiche qui, io queste cose non so farle, non so come andare a generare questo genere di notifiche che appaiono come vere e proprie notifiche in Windows. Vi dirò la verità, neanche non mi ci sono mai messo per cercare di trovare una soluzione. Se voi la conoscete, perché no, la condividete nei commenti. E rendete questo video più importante con più valore. Ed è così che con tutto questo valore siamo arrivati alla conclusione di questo secondo episodio di Vita da Nerd. Ditemi cosa ne pensate, ditemi effettivamente come voi gestite le attività da fare, da completare. Fatemelo sapere perché sono veramente curioso di capirne qualcosa di più e perché no, scoprire magari qualche strategia migliore per evitare di dimenticarmi dei task, che è una cosa che purtroppo io faccio abitualmente, nonostante utilizzi buona parte dei metodi che avete visto. Ovviamente poi il consiglio numero uno, questo dovevo dirvelo in apertura, sta nel concentrarvi e avere una mente che funzioni e che vi permetta di ricordare ciò che dovete fare senza per forza appoggiarsi a dei promemoria e a un elenco definito e scritto. Questo è quanto, vi mando un abbraccio e un appuntamento alla prossima. Ciao ciao!